Ciao a tutti Cucci, ben ritornati da vostro Andronico 91 su Pokémon Ultrasole. Come detto nello scorso episodio, oggi si affronta il percorso 10 e anche la prova del Monte Oculani. Quindi parliamo un attimo con questa signora, che forse è quella che ci fa trovare gli Staffur, se non erro. Oh, tu devi essere un allenatore che fa il giro delle isole, posso chiederti un piccolo favore? Certo, con piacere. Il fatto è questo, il percorso 10 è perfetto per lasciar scorrazzare liberamente i Pokémon. I miei piccoli Staffur sono un po' fuori allenamento, quindi l'ho fatto uscire dalle Pokéball per fargli fare un po' di esercizio. Solo che è passato un bel po' e non sono ancora tornati, sto cominciando a preoccuparmi. Ok, dovrei trovarne... certo, li troverò io. Ce ne sono 8. Ok. Questo è un allenatore? No. Però abbiamo dei Pokémon che vengono giù in picchiata. Quindi direi di stare lontano dalle... dagli alberi, se non è necessario avvicinarsi. Lo Staffur è scappato. Ma è scappato dalla signora? Ah, ok, no, perché mi stavo preoccupando. Ecco, proprio mentre ho detto non andiamo vicino agli alberi, ecco che si fiondano giù un Pokémon dagli alberi. Ah, però un Bainko. Ok. Vediamo che dice il Pokédex. Si ciba di Pokémon coleottero. Wow. E attende pazientemente la preda appesa a un ramo. Quelli che vivono ad Alola sono gli utili Cutiefly. Wow. Wow. I Pokémon mangiano altri Pokémon. Che bella la vita. Ardo desidera di una bella lotta. Ok, anch'io. Io invece ardo perché ho un Pokémon di tipo fuoco davanti. Ed è una femmina, quindi stai attento, amico mio. Pompiere! Wow! Artillery! Nel momento in cui ho detto wow, ho realizzato che poteva avere un Pokémon d'acqua. E infatti Artillery. Con Octazooka mi sciotta, quindi devo per forza cambiare Pokémon. O mando anch'io Primarina, o mando un Pokémon a cui l'acqua fa un danno neutro. Che però può comunque sia buttare giù la difesa di Artillery. Bolla raggio, mi riduce un po' la velocità, può essere. Dimmi di no. No, ma mi ha fatto comunque sia un bel po' di danni. Quasi 40, quasi 50 danni, oddio. Ne ha fatti tanti. Potrebbe andarmi giù con un altro attacco. Perché ne ha fatti 46, più della metà, ecco, mi manda giù. Vabbè. Sì, coraggio, vabbè. Ha di tutto a questo Pokémon. C'ha tutto per counterarmi. Mamma mia. Già devo andarmi a curare, non lo so. Ok, rieccoci qua. Dunque, qui c'è uno Staffur e anche una Pokéball che contiene una super pozione. Molto bene. Ciao piccolo Staffur. Ok, questo se ne torna a casina. E poi c'è un altro qui dietro la palma. Ciao piccolo Staffur anche a te. Ok, vediamo un po'. Ok, nessun Pokémon mi attacca dalle bacche, ottimo. Si possono raccogliere. Poi ho scoperto comunque sia che col Poké Resort si possono piantare bacche. E ieri sera stavo appunto piantando le bacche e mi è tornato alla mente tutti i ricordi che avevo su Pokémon Rubino e Zaffiro. E mi è venuta voglia di fare una specie di video dove racconto tutte quante le mie esperienze con i giochi Pokémon. Quindi può essere che farò una serie di video su questa, sulla mia esperienza che ho avuto con Pokémon nei vari giochi. Però comunque sia un progetto a lungo termine, quindi non so quando possa uscire sul canale. Non ho davvero la minima idea. Signorina, mi scusi, la sto chiamando da mezz'ora. Cioè, sto premendo A. Preferiresti fare amicizia con un Pokémon o con una bellezza? Signorina, per quanto io sia un morto di patata, preferirei fare amicizia con un Pokémon. E dico la verità. Di donne ce ne sono tante. Tante, ma di Pokémon neanche uno. E per quanto io possa sforzarmi di dipingere i topi che trovo in giro per strada di giallo, purtroppo muoiono soffocati perché la loro pelle non riesce a respirare. Quindi, signorina, mi dispiace, ma preferisco fare amicizia con un bel Pokémon.
Ho fatto Ira di Drago perché è meglio. Dato Ira di Drago toglie un numero prestabilito di punti salute, mentre Pirolancio no. Quindi Pirolancio avrebbe fatto più male di Ira di Drago. Ogni tanto si gioca un po' di astuzia in Pokémon. Bisogna essere furbi. Ok, quindi grazie per la bella lotta, per quanto possa essere stata bella. Questo è il quarto Staffle, se non erro. Secondo terzo quarto. Qui nulla, se non erba alta. Il vantaggio degli autobus è che possono trasportare tante persone tutte insieme. Però vedere una serie di Tauros e pochi passaggi e corrono tutti in fila deve essere stato un bello spettacolo. Lo è. Quando c'è la corsa Pokémon si può vedere. Oh mio Dio, una polizia. Nino, mi viene bene, vero? Anche nella notte me la cavo niente male. Abbiamo con così un Pokémon di tipo fuoco, quindi non posso assolutamente fare un attacco fuoco. Non ha intimidazione, quindi potrebbe avere l'abilità che assorbe il fuoco e aumenta la sua potenza di attacco speciale. Non so se aumenta la potenza delle mosse fuoco. Mi pare che aumenta la potenza delle mosse in fuoco e non il suo attacco. Accendi, te la capi anche meglio di me nelle lotte. Lo so. È un dono. Il problema è quando gioco contro le persone vere che me la cavo male. E poi non gioco più da molti anni. Da 7 anni almeno, quindi da 6 anni. Io c'è Team Skull. E tu che vuoi? Devo portarci a casa dal cartello della fermata dell'autobus, problemi? Ti sbagli di grosso e credi di poterci fermare. Ma chi vi ha detto che voglio lottare? Voi dovete lasciar parlare la gente. Se volevate portarvi a casa il cartello va bene, per me non ci sono problemi. Però dovete portarvelo via facendo una rima, se no mi arrabbio. Non sento una ragione. Allora, siccome sono idiota e voglio perdere, voglio fare una cosa. Voglio vedere come si chiama quell'abilità, perché non mi ricordo. Fuocardore! Oh! Si chiama Fuocardore. Ora mi ricordo bene Ira di Drago. Ma volevo ricordarmi come si chiamava. Ok, andata. Quindi? Mi hai battuto, ma il Team Skull colpisce sempre due volte. Ora dovrei vedertela col mio compare. Team Skull, sembra pronto alla battaglia, ma appena può se la squaglia. Bella rima. Yeah. Perde le ghezzi sotto per i Golbat. Golbat è un Pokémon pericoloso. Soprattutto perché può usare Erasoio. E Erasoio se fa il brutto colpo. Amico mio, se fa il brutto colpo Erasoio, quanto toglie. Ok, la perpozione che ci vuole. Lo ristabilisce tutti quanti i punti, ma ci va molto vicino. Stordiraggio. Potrei andare con una cura totale o con una baccati dovrei avere. Avevo le piante dei cachi sotto casa. Il problema è che quando hanno ristrutturato le hanno tolte e stavano lì da 40 anni più o meno. Ok, andiamo con Pirolancio. La cosa buffa è che pur avendo le piante dei cachi sotto casa non ne ho mai mangiato neanche uno. Perché a vederlo mollo mi faceva schifo e a mangiarlo duro non si può. Quindi non ho mai mangiato un caco. Ora dicono che sia buono. Non so, a me non mi è mai convinto come frutto. Niente fermata, niente lavoro per l'autista. Avrei potuto farsi un giorno di vacanza se tu non avessi deciso di fare in questa feste. Guarda che l'autista conosce la strada, eh. Bah, torniamoci nella base che è meglio. Anche non c'era il cartello, sapeva come fare. Andrea! Hey, it's a me, it's a Kukui! Venendo qui ho incrociato Letizia e Team Skull che correvano come matti. Se solo usassero quell'energia per partecipare alla Lega Pokémon come sfidanti. Lega Pokémon?
cos'è la Lega Pokémon? Ah, me lo spiegherai a suo tempo. La strada che porta a Picco Culanni fa parte di una zona protetta. Possono percorrere solo gli autobus con un permesso speciale. Ok, prof. Quindi devo trovare altri Staffle. Mio Dio, ho sbagliato. Yeah, preso il primo tentativo. Vai. Le piume che perde vengono usate per fabbricare coltelli affilatissimi, particolarmente apprezzati dai migliori cuochi. Oh, che bella notizia. Però almeno uno Skarmory ora. Ok, devo trovare gli altri Staffle. Dove potranno essere? Uno è qui. Non so se si attivano man mano che... Ah, tutti quanti da signora sono tornati? Ah, vediamo un po' se prendo questo Raticate Alola. 2 3. Gaccia! Però non ho Rattata Alola. Vabbè, tanto prima o poi lo catturerò anche lui. Molto ingordo di natura, si va a portare il cibo dei Rattata accumulandone nella tana più di quanto riesce a mangiarne. Oh! Radicato! Signora! Oh, senti Sora, questo ti ha dato tutti i miei piccolini. Quindi, Muscle Banda. Ah. Oddio, Muscle Banda. E anche 15.000. Muscle Banda è quella che aumenta l'attacco durante l'allenamento. Ah no, potenzia di poco le mosse fisiche. Ah. C'erano degli oggetti in Pokémon Diamante, Perla e Platino che ho usato moltissimo per usare. Aumentavano, praticamente facevano prendere 4 volte i punti in una statistica predefinita se davi quell'oggetto appunto da tenere a Pokémon. Però non ricordo come si chiamano assolutamente. E mi pare che si acquistavano con i punti lotta addirittura. Ok, però siamo qui con professore, quindi parliamo. Ok, di qui passa l'autobus per l'osservatorio Oculani. Vuoi prendere l'autobus? Certo. Ecco l'Executor Bus. Comodo, veloce e assolutamente sicuro. Se lo dice lei, prof. Picco Oculani. Oh yeah! Qui si svolgerà la prossima prova. Da questa parte? Ma perché? Questo è Picco Culani, una delle montagne più alte di Alola. Vuoi sapere qual è la più alta? Guarda. Vedi quella vetta imponente? Eh sì, è il Monte Lanakila. È il Monte Lanakila, il più alto di Alola. Oh, oh, non vedo l'ora. È un luogo sacro caro al Pokémon leggendario di Alola, ritenuto da alcuni l'incarnazione stessa del sole. Ed è proprio lì, sulla cima del Monte Lanakila, che ho intenzione di stabilire la Lega Pokémon. In passato gli allenatori che portavano a termine il giro delle isole affrontavano i Kauna sulla cima di quella montagna. Venivano così incoronati i campioni del giro delle isole. Voglio continuare a mantenere vive le antiche tradizioni di questa regione, ma non solo. Desidero che il futuro campione di Alola sia in grado di competere a livello mondiale. La Lega Pokémon renderà possibile tutto ciò. Sarà presieduta dai Super 4. Pensa, un allenatore praticamente imbattibile, da campione del Giro delle Isole a campione a livello mondiale, che farà conoscere al mondo intero il valore degli allenatori dei Pokémon della nostra regione. Ok, quindi... Ah, io mi sono curato... Ma qui c'è un muro invisibile. Ma davvero? C'è un muro invisibile. Voglio affrontare la Lega Pokémon, Rotom. Quindi, Rotom, a questo punto fammi toccare i tuoi occhi e andiamo via al Rock and Roll. Ok, punti salute, PS. Mangolok, è lei? Esiste un Pokémon chiamato Meteor che cade giù dal cielo come una stella cadente. Cos'è che mi dai? Una Luna Ball. Oh! Ah, no. E scompare.
Vediamo un po'. Ecco uno stemma del dominante che ovviamente stava qui. Non poteva essere altrove. Level ball. Qua troviamo le Pokéball più strane. Ma queste sono le Pokéball quelle vecchie, vecchie, ragazzi. Non è roba di mo, è roba di generazioni fa. Bene, a questo punto direi che possiamo andare. Ehi, ciao! Vedo che sei sempre pieno di energie, Mr. Royale. Andrea, ti presento Tapso. È il direttore dell'osservatorio e responsabile del box del PC. Sono incarichi diversi rispetto a quello del capitano. Ma una volta ero anche capitano, caro mio Mr. Royale. Andrea, mi fa piacere che tu sia venuto fin qui, ma al momento il capitano Chris è impegnatissimo. Tra lo studio della traiettoria delle comete e gli aggiornamenti del Frosty Plaza, non ho un attimo libero. Ma se Mr. Royale in persona pensa che tu sia all'altezza, beh, allora le cose cambiano. Forse persino più abile di quanto eravamo nei nostri tempi nel giro delle isole. Comunque io non ho niente a che fare con Mr. Royale, mi chiamo Kukui e basta. Mi raccomando, pensa bene a quello che ti ho chiesto. Beh, io torno a Giardino di Mali. Devo accompagnare qui Hau. Ormai avrà finito di rimpinzarsi di Malasade. Lo spero. Il mio amico è sempre il solito, è proprio un tipo originale. Ad ogni modo, Andrea, prendi. È un piccolo dono di ricordo del nostro incontro. Metallium Z. Osserva bene. Hai visto che vigore e che incisività? Questa è la posa che fa risplendere il potere Z di tipo acciaio. Ho conquistato questo cristallo Z durante il mio giro delle isole tanti anni fa. Sai, c'era anche il professor Kuiki con me, quanti ricordi? Sono noi due i nostri Pokémon all'avventura, dando il meglio di noi per diventare più forti. Spero che darà tante soddisfazioni anche a te, ma non voglio trattenerti oltre. Se vuoi fare un giro all'osservatorio, accomodati pure. E quando ti sentirai pronto ad affrontare la prova, vai nell'ufficio del direttore. Il capitano Chris ti attenderà lì. Ne sono lieto. Io sono sempre pronto ad affrontare la prova. Oh, con di Charjabug. Nell'osservatorio oculare studiamo i corpi celesti grazie all'aiuto di Pokémon come Togedemaru e Charjabug. Ehi, piccoli Charjabug. La papà è pronta, venite da papà. Ok. Stemma. Ottimo. Ah, questo mi regala qualcosa. Oh, pezzo cometa. Ottimo, questo si rivende bene. Ok, lì c'è un Charjabug. Penso di poter andare direttamente all'ufficio del direttore. Oppola. Ecco un altro stemma. Bisogna controllare dappertutto. Qui non ci si può andare. Penso che sia qui, infatti, sì. Quindi nient'altro stemma. Ora prova, mi sa che si tiene lì invece. Andiamo qui prima. No, lui. No, 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 no. Sei vicino alla meta. Immagino che tu sia qui per la prova. Dimmi. Sai mica dove stanno finiti tutti i Charjabug? Forse è l'ora della pappa. Ah, già, è l'ora della pappa. Ah, i Charjabug sono dei golosoni, sai? Avrei bisogno del loro aiuto, potresti andare a chiamarli? Nel frattempo faccio i preparativi per la prova. Avrò bisogno anche di Togedemaru, questo è il primo test. Quindi, dicevo, vai a chiamare Charjabug. Senza di loro non posso fare niente. Ok, Chris, li andrò a chiamare. Guarda di Charjabug, che era soddisfatta che hanno adesso che hanno la pancia piena. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Non ci sono tutti. Andrea, ti piacerebbe andare a prendere gli altri Charjabug? Ne mancano tre. No, ok. Se proprio devo. Ma si nascondono qui. Uno. Due. E tre. Non capisco l'importanza di questo minigioco. E
E Andrea, tra di Charjabug? Vediamo, manca solo Charjaset, che gli piace sempre infilarsi in posti strani. Ah sì, i miei Charjabug hanno tutti un soprannome, da Charja 1 a Charja 9. Wow. Oh, è là! Beh, fammi andare, dai. E ci siamo. Charja. Ok, andiamo dentro che Chris sta aspettando, sì. Non facciamo attendere oltre. Quella è la stanza in cui si terrà la prova. Ma Chris ha un collo sottilissimo per il corpo che si ritrova. Sono pronto ad affrontare questa nuova prova. Ehi! Non tagliatemi fuori. Forza! Sarete sul gira Pokémon! Paghe? Toghe del Moro e Charjabug vanno molto d'accordo. La beta paraforma di Toghe del Moro assorbe l'elettricità in eccesso dei Charjabug ed evita che si disperdano scariche elettriche dappertutto. A proposito, Toghe del Moro ha anche un soprannome, Toghe Riparu. Allora Andrea, vuoi iniziare la mia prova? Non vedo l'ora! Wow, sei proprio carico. Bene, allora adesso ti spiegherò come funziona la prova. Prima di tutto devi connettere i Charjabug che sono posizionati sul gira Pokémon. È necessaria la loro energia elettrica per attivare il dispositivo in grado di invocare un Pokémon dominante. Per connettere i Charjabug devi premere i 4 pulsanti agli angoli del gira Pokémon. In questo modo farai ruotare i pannelli su cui si trovano. Adesso ti faccio vedere come funziona. L'importante è connettere Charjabug in linea, non preoccuparti della direzione in cui sono rivolti. Quindi, ricapitolando, si deve connettere Charjabug. Bene, andiamo avanti la prova? Ok? Ok! Ecco fatto! Potevo farla in modo più semplice, me la sono complicata senza motivo. Ok, quindi questa è andata una. Manca l'altra metà. Oh! Il Pokémon Pokédomino Evoque sembra funzionare come previsto. Oh, ci sono intrusi! Aiuto! Kid, non mi fai paura, lo sai? Ho messo Ramona davanti perché comunque sia i Pokémon di Chris sono coleottero elettro, quindi insomma alla fine è facile contrastarlo con Pirulancio. Anche alle chiede dell'elettricità, deve essere stato attirato da Pokémon dal Pokédomin. Ah, che palle quel nome! Pokédomin Evoque. L'elettricità tirata alla fine di Charjabug collegati non sembra essere sufficiente. Se è così, basta semplicemente collegare un circuito in più. In questo modo riusciremo a trasmettere ancora più elettricità. La prova continua, Andrea. Ecco fatto. Bene, adesso possiamo riaccendere il gira Pokémon. E on! Ora ci siamo.
Poi che dammi l'Evox sembra funzionare come previsto. Ottimo! Sto trasmettendo ancora più energia di prima. Electabuzz? Wow! Alla grande! Pirolancio? Forse con un solo pirolancio no. E infatti... Ah, schermoluce! Allora, siccome non so quanti punti di salute gli sono rimasti, vado con l'ira di drago. Preventiva. Ok. Ne aveva 40 o meno. Almeno è dovuto risprecare un pirolancio e sprecare oltretutto un turno in cui poteva colpirmi. Stavolta era l'Electabuzz. A quanto pare più energia forniamo al Pokémon Minevo che più grande è il Pokémon che attira. Questo vuol dire che per richiamare il Pokémon dominante ci vuole ancora più elettricità. I Charge Bug sono collegati in serie più a lungo di trasmettere l'energia elettrica ogni volta. Ma certo! E Andrea, la soluzione oggi è scommetto che ormai l'avrai capita anche tu. La prova continua! Ho capito. Ecco fatto. Bravo Andrea, è collegato Charge Bug. Ora dovrebbe funzionare tutto. Adesso possiamo raccendere Gira Pokémon. E on! Z. Che strano, eh? Casuale. Speriamo che vada tutto bene. La tensione delle cavi sembra un po' al limite. Oh no, i Charge Bug verranno spazzati via dal turbo last elettrico. Togepiro mi sta proteggendo. Grazie alla sua abilità parafulmine, Togepiro attira l'elettricità. Ma non potrà assorbire tutto questo di argento nelle sue sacche elettriche ancora per molto? Togepiro! Ah, dobbiamo fare qualcosa! Oh mio Dio! Wow! È il Pokémon dominante! Tage Tage! Oh. So che il Mario è acciaio elettro, quindi va bene pure uguale. Quasi one shottato. Oh. Ok. Chiama un alleato, ma non ha senso chiamarlo un alleato ora. Dedenne? Vabbè, ma hai perso. Dirigiamo attacco su di lui e via. Vai, era buono al 35. Beh, Super Zanna però ha anche un controeffetto che più di tanto non ti può... cioè non potrà mai mandarti KO. Più di tanto non può togliere. Vabbè, è fatta comunque, dai. È andata molto bene questa prova. Molto più veloce di quanto non siano state le altre. Molto più veloce. Con i Pokémon giusti si fa prima. È sconfitto il Togepiro dominante. Grazie Andrea. Prego. Il Pokémon dominante ha salvato Togepiro e tutti Charge Bug. È incredibilmente forte. E questo significa che tu sei un allenatore ancora più forte, Andrea. Mi sono sempre chiesto cosa sia quell'aura che avvolge i Pokémon dominanti.
Perfetto, perfezionare il dispositivo che richiama Pokémon dominante. Togo riparo, cioè il gioco degli altri sono troppo importanti per me. Ecco, non voglio che corrano dei pericoli. Continua così, Chris, sei sulla buona strada. Fare tesoro di ogni esperienza, individuare dettagli che possono essere migliorati e scoprire come perfezionarli. È l'approccio migliore sia per il progresso della scienza sia per le lotte di Pokémon. Ce l'hai fatta, Andrea. Hai sconfitto il Pokémon dominante. Prendi Electrum Z, te lo sei meritato. Forza, Chris, insegnagli la posa Z. Osserva bene. Complimenti per aver superato la prova. E anche tu sei stato in gamba, Chris. Ho ancora nervi a fior di pelle. Ho fatto bene a scegliere il mio cuginetto Chris come capitano. Di solito è il cavolo dell'isola che nomina i capitani, ma a Ulaula le cose sono un po' diverse. Mi stai impegnando al massimo per essere un buon capitano. E anche tu ti sei impegnato al massimo, Andrea. Sono d'accordo, sono bravissimo. Che dici, Chris? Potrebbe essere pronto per l'agenzia lotta? Oh, che splendida idea, Tapso! Andrea, presto andiamo, ti mostrerai fiora all'occhiale del Frosty Plaza, l'agenzia lotta. Divertitevi, mi raccomando. Questa è l'agenzia lotta, un servizio di cui vado molto fiero. Prendere in prestito dei Pokémon, ti vengono quasi 3 Pokémon e puoi sceglierne uno. Posso vincere dei premi, wow! Perché lo sapevo già? Allora Andrea, che ne pensi? Mica male dell'agenzia lotta, eh? Andrea, vorrei chiederti un favore. Potresti riportare al professor Kuki una cosa che si è dimenticato? La maschera. Se l'è dimenticata. Ha detto che sarebbe andato al giardino di Mali. Grazie mille e scusa per il disturbo. La prossima volta che ci incontreremo sarà per lottare. Sarebbe bello incontrare Chris alla Lega Pokémon. Allora torniamo al giardino di Mali, Rotom. Ma ok. Comunque sia, Cugge, questo video termina qui. Io spero che vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, vi ricordo che c'è il link per Twitter. Ci vediamo domani con un nuovo video dove affronteremo tutto il percorso 10, ovvero il percorso del Monte Oculani, e anche al Giardino di Mali, dove ci sarà una presenza, una nuova presenza, che farà la sua comparsa nel mondo Pokémon, nel mondo di Alola e nella vita del protagonista. Bye bye!